È la notte di Natale, fratelli e sorelle, è la notte in cui, come scrive San Giovanni, ascolteremo nella messa di domani, la luce venne nel mondo, ma il mondo non ha voluto la luce, ha voluto rimanere nelle tenebre. Venne tra la sua gente, dice il Vangelo che leggiamo ancora oggi, ed è attualissimo questo Vangelo, venne tra la sua gente, ma la sua gente non lo ha riconosciuto, non lo ha voluto. Ma quanti lo hanno accolto, e questi quanti lo hanno accolto siamo proprio noi, che ci continuiamo a chiamare cristiani, che siamo cristiani. Ed è bella la nostra fede, è bella la celebrazione di questa notte, perché ci riconduce al cuore, perché quando noi diciamo che Cristo si è fatto uomo, che Gesù si è fatto bambino, Lui si è fatto umano e si è fatto simile a noi, e questo vuol dire che Lui, potremmo dire in qualche modo, ci ha imitati, ha imitato, ha voluto ricopiare nella sua vita tutto ciò che accade nella vita di ciascuno di noi. E la notte del Natale, la festa del Natale, conserva sempre questa tenerezza, questa bellezza, questa bontà, che ha potere di smuovere, di far palpitare, di far aprire il nostro cuore a qualcuno, non a qualcosa. Perché Dio a Natale non ci porta qualche cosa, Dio non ci porta dei regali, non ci porta dei doni, Dio non ci porta dei valori o delle emozioni o dei sentimenti di cui possiamo riempire il nostro cuore. Lui stesso è venuto, Lui stesso è sceso dal cielo, ha lasciato il cielo per venire a vivere come ciascuno di noi. E a Natale ci possiamo ritrovare tutti, sapete? A Natale è il luogo dove nessuno può dire che non può assomigliare a Dio, che non può essere come Dio ci vuole, che non possiamo rispondere o corrispondere alle esigenze di Dio. Possiamo rispondere tutti e a tutte le esigenze di Dio, perché le esigenze di Dio sono le esigenze di un bambino, le esigenze della fragilità, le esigenze della povertà, sono le esigenze di chi, come noi, vive dentro e dietro le conseguenze del peccato, del male, della sofferenza, dell'odio, della violenza, che vive dentro le dinamiche delle ingiustizie. Lui a Betlemme ha incarnato tutto ciò che caratterizza la vita di ciascuno di noi. Ma Dio ha fatto questo, e Gesù ha fatto questo, si è umanizzato, ha preso tutto ciò che appartiene a noi per operare un grande e meraviglioso scambio. Perché in questo modo ci ha fatto una proposta, in questo modo ci è venuto incontro, ci ha detto: se io vi ho imitato, anche voi potete imitare me. E ci vuole strappare da questa condizione che io direi e diremmo disumana, in cui Dio ci ha trovati, perché Lui è venuto e ci ha trovati nella condizione in cui Lui è nato a Betlemme. E se noi celebriamo il Natale, e se Gesù dovesse tornare, continua a trovarci ancora in queste condizioni, in questa condizione. Ma noi cristiani abbiamo ricevuto, sapete, un lieto annuncio, noi abbiamo ricevuto una buona novella, che tutto questo può finire, che tutto questo ha avuto una fine in Lui, che da Betlemme si può ripartire, perché Dio, imitandoci, si è reso imitabile. Possiamo noi assumere la ricchezza, possiamo noi assumere l'amore, possiamo noi assumere i sentimenti, lo sguardo, la bontà, la bellezza, la tenerezza di questo Dio, perché Lui l'ha vissuto non come Dio, ma come uomo, e vivendolo come uomo ha dato a tutti noi la capacità di poter rivivere nella nostra vita le stesse dinamiche di Dio. Misterioso scambio, dicono i padri della Chiesa. Dice San Francesco che questo è un sacro commercio, quello che ha fatto Dio. Un sacro commercio perché è un commercio che fa Dio,
E che cos'è questo commercio se non uno scambio dove lui si prende ciò che appartiene alla nostra umanità per darci ciò che appartiene alla sua divinità? Bella è la nostra fede perché la nostra fede è umana. Bello è il nostro Dio perché il nostro Dio è un Dio amore che viene per amore a Betlemme e viene a lasciarci questo lieto messaggio, che è il messaggio di doverci amare, di doverci volere bene. Ma questo non è un luogo comune dove noi diciamo che ci dobbiamo volere bene come quando ci troviamo in una combricola di buon tempone. Il volerci bene di Dio è un volerci bene che già dalla culla si proietta verso un luogo che è il luogo del dono totale di sé, che raggiunge il suo culmine, dove Gesù dal bambino si fa grande e diventa grande, la sua grandezza si espone, la sua grandezza ci viene mostrata quando sale sul legno della croce. Il messaggio del Vangelo è un messaggio di amore. E noi cristiani, sapete, non dobbiamo lasciarci spaventare o intimorire da un mondo che da quando Gesù è venuto da 2000 anni tenta di soffocare, di sopprimere questo bambino, di uccidere questo amore, avanzando e inalberando l'orgoglio, la superbia, la violenza, l'ingiustizia, la sopraffazione, l'umiliazione di quelli che come noi credono e vogliono vivere nell'amore. Non ci stupisce, sapete, quello che ascoltiamo in questi giorni nelle nostre televisioni, che leggiamo dentro i nostri giornali e che potete vedere dentro i vostri telefonini, di un mondo che tenta continuamente di annichilire e di umiliare ogni atteggiamento di bontà, di bellezza, di umiltà, di servizio, quasi che la prepotenza e che la violenza che esisteva, che c'era il tempo in cui Gesù nasce a Betlemme. Anche allora c'era una casa di Erode dove si banchettava. Anche allora c'era qualcuno come Erode che voleva uccidere e eliminare questo bambino, quasi che fosse un attentato alla vita, quasi che fosse un attentato a quel voler diventare grandi degli uomini, come se Dio si opponesse al nostro vero bene. Ma noi siamo quelli che hanno creduto e siamo diventati figli di Dio. E i figli di Dio, fratelli e sorelle, sono quelli che sanno riconoscere la voce del Padre. Questa è la bellezza della figliolanza, questa è la bellezza di sentirci amati da Lui e di fare nella nostra vita l'esperienza del Suo amore. Dirà un giorno Gesù ai Suoi discepoli: le mie pecore ascoltano la mia voce. E la voce di chi non è il pastore non l'ascoltano, perché la voce di chi non è il pastore non la riconoscono. Noi siamo cristiani per questo, perché noi sappiamo riconoscere la voce del nostro padrone, la voce del nostro Signore, la voce del nostro Padre. E Betlemme ci piace, la notte di Natale ci piace, a chi non piace questa notte, a chi non piace questo clima che si crea nel Natale. Non perché siamo immaturi e rimasti così in un bambinismo. No, siamo rimasti fanciulli, non bambini. Siamo rimasti fanciulli di quelli che Gesù ha detto erediteranno il regno di Dio. E non ci dispiace sentirci così, non ci dispiace di vederci stringere il cuore, di riempirlo di sentimenti, di gioia, quasi una gioia, la gioia del Natale, sapete, assomiglia un po' alla gioia di chi ha la nostalgia di qualche cosa. Ma di che cosa nostalgia il cuore dell'uomo? Di che cosa nostalgia il cuore di un cristiano se non la nostalgia del suo Dio, del suo amore, di poter noi riascoltare come questa sera nelle pagine del Vangelo questa storia bellissima, ed è bellissima perché è storia di salvezza, è storia che riapre la nostra vita alla speranza, che riapre i nostri cuori ad un cammino che noi vogliamo fare, che vogliamo continuare a fare dietro a Gesù, seguendo le sue parole. Quanti insegnamenti ci vengono da questa notte? Lo sguardo
rivolto a Betlemme, lo sguardo che si posa sulla grotta, lo sguardo nostro come quello dei pastori, diventa lo sguardo di chi viene riempito di una gioia che nel tempo della nostra vita, fratelli e sorelle, abbiamo possibilità di comprendere, di sistematizzare, e diventa per noi la possibilità di radicarci in quella certezza, e la certezza che ci viene dalla fede. Belle le parole che abbiamo ascoltato anche nella messa di questa mattina, dove l'angelo dice a Maria: non temere, non avere paura, il Signore è con te. E sono le stesse parole, sapete, che gli angeli nella notte di Natale, andando nel campo dei pastori per dire loro che era arrivato qualcuno che li poteva risollevare dalla loro povertà, dalla loro condizione, dalla loro umiliazione, ripeterà a loro ugualmente. Diranno gli angeli ai pastori: non temete. Ecco, noi siamo venuti ad annunciarvi una grande gioia. Oggi è nato per voi un Salvatore. Questa parola, fratelli e sorelle, è una parola che tutti noi dobbiamo accogliere questa notte nel nostro cuore, perché diventa il punto di partenza, il punto da cui possiamo ripartire nella nostra vita. E ripartire da che cosa? Da tutto ciò che ci umilia, da tutto ciò che attanaglia la nostra vita, da tutto ciò che a volte sembra essere sofferenza, fatica, preoccupazione, affanno, da tutto ciò che a volte sembra essere quasi uno sforzo inutile, quanto a volte ci impegniamo nelle nostre case, nelle nostre famiglie, a voler creare una comunione, a voler creare delle relazioni che siano relazioni di amore, quanto a volte ci impegniamo nella responsabilità in un lavoro, in una fatica, in un impegno che ci prendiamo. A volte vediamo che tutte queste cose è come se sfumano, è come se a volte il nostro impegno, i nostri desideri diventano e si realizzano soltanto in una specie di fallimento della nostra vita, e ci scoraggiamo. Belle le parole dei profeti in questo tempo di Natale. Coraggio, coraggio, dice il Signore al suo popolo: rinvigorite le vostre ginocchia, riprendete forza nelle vostre braccia, perché ecco, viene a voi il vostro Dio. Noi crediamo in un umanesimo nuovo, noi crediamo in una umanità nuova che può nascere, ci può essere nella nostra vita, crediamo in un amore che ci può essere nelle nostre case, crediamo in una pace e in relazioni non più gestite soltanto dall'interesse, dallo sfruttamento, dall'approfittare, dalla furbizia. Noi crediamo in un amore che può nascere dallo sguardo rivolto a Betlemme, a questo bambino, e che con il suo aiuto, perché da quando Gesù si è fatto piccolo bambino a Betlemme, lui non ci ha mai abbandonati. Il Signore è con te, ha detto l'angelo a Maria. I pastori tornarono a casa pieni di gioia, sapendo che non avevano visto qualcosa di provvisorio, qualcosa che era finito lì, in quello sguardo a quella grotta, e che sarebbero tornati poi a fare sempre le stesse cose. No, sapevano, avevano la certezza di aver riportato quel bambino con loro, di aver avuto adesso una parola che era importante, su cui poggiare le scelte, su cui poggiare e costruire un progetto di vita per loro. Avevano la consapevolezza che quel Dio fatto bambino sarebbe diventato il proprio padre, il proprio amico, il proprio fratello, colui che li avrebbe accompagnati per tutta la vita. Per noi celebrare il Natale, e lo sappiamo, ma ce lo ridiciamo, celebrare il Natale non significa ricordare il fatto storico, come ci ha raccontato il Vangelo, di 2000 anni fa soltanto, ma significa avere la consapevolezza che da lì è partita una storia di amore. Tu, io non siamo più soli nella vita, noi siamo accompagnati, noi siamo guardati, noi siamo amati, siamo perdonati, siamo guariti, siamo liberati, e ci potete mettere tutte quelle cose belle che il Signore fa e combina
insieme a voi, in collaborazione con ciascuno di noi nella nostra vita. Siamo il popolo di Dio, siamo un popolo in cammino, e se il mondo cammina nelle tenebre, noi abbiamo la presunzione di poter dire che camminiamo nella luce, perché noi camminiamo dietro a Cristo. E se il mondo ha la presunzione di pensare che ha un potere, ha una forza che si fonda sulla violenza, che si fonda su tutto ciò che non è contemplato nel Vangelo e che Gesù non ha mai detto e insegnato, noi sappiamo che possiamo contare sulla forza di un comandamento: amatevi gli uni gli altri come io vi ho amati. Siamo un popolo, e siamo il popolo che Gesù ha salvato, il popolo che Gesù ha amato. Siamo un popolo di uomini e donne per cui Lui è venuto ed è nato a Betlemme, perché per cui Lui un giorno morirà anche sulla croce. Allora la festa del Natale è una festa che ci rialza, è una festa che ci incoraggia, è una festa in cui noi come imagi dobbiamo tornare a casa con il cuore pieno di gioia, perché non siamo più soli. Il nostro cuore deve essere come il cuore dei magi, che si accorgono che ciò su cui contavano, ciò che componeva e faceva la loro ricchezza e il loro potere, nulla valgono in confronto a ciò che hanno trovato a Betlemme. Dio vale di più, fratelli e sorelle. Dio è il primo nella nostra vita. Dio deve diventare il Signore. E se vogliamo veramente essere ricchi come i magi hanno fatto, dobbiamo cominciare a pensare che nulla va anteposto a questo amore, che nulla e nessuna parola va anteposta alla parola di Dio, che non c'è una strada diversa, un cammino migliore che noi possiamo fare nella nostra vita se non quello di una sequela a Cristo. Ecco che il Natale del Signore ridesti in noi questa consapevolezza, che noi siamo stati fatti a Betlemme nuovamente, siamo stati ricreati come uomini e donne a cui viene affidato questo lieto messaggio, questa buona novella. Non un messaggio, una novella come un'idea, una nuova ideologia, come una nuova teoria, ma come un modo nuovo di vivere, come un modo nuovo di rapportarci con gli altri, come una disposizione al servizio, un servizio verso i nostri fratelli a cui tendiamo la mano soltanto per dire e raccontare loro che c'è questa verità, che c'è questo amore, che c'è un Padre, che c'è un Dio che si prende cura di noi e della nostra vita. Facciamo Natale, facciamo fare Natale anche agli altri, a quelli che questa sera non sono qui, a quelli che forse in questo Natale non lo faranno, Natale dentro una chiesa, non verranno nemmeno alla messa, che forse pensano e credono come pensa e crede il mondo, che Natale è una festa, forse la festa dell'inverno, la festa della neve, la festa dell'albero. Noi siamo quelli che a queste stupidaggini non ci crediamo. Noi sappiamo che a Natale è nato Gesù bambino, sappiamo che a Natale Dio è sceso sulla terra per portare il cielo sulla terra, e noi ci crediamo che è possibile vivere sulla terra come nel cielo. E allora facciamo fare Natale anche agli altri, dando agli altri la possibilità di vedere, di scorgere nei tratti del nostro comportamento, nei tratti del nostro parlare, nei tratti del nostro essere disponibili a servizio, che questo Dio è veramente il Dio dell'amore. Un Dio che continua a vivere, che continua ad essere nel mondo la possibilità di una luce, che continua ad essere nel mondo la possibilità per quelli che l'accolgono di fare l'esperienza di un figlio che si sente amato, che si sente custodito, che si sente guidato, che si sente istruito nelle vie, che sono le vie dell'amore. Che il Natale del Signore possa risvegliare in tutti noi cristiani questo senso di appartenenza. A Betlemme abbiamo una casa povera, umile, ma è una casa ricca perché c'è Gesù. A Betlemme abbiamo una casa che non è più buia perché
anche se fosse buia, lui è la luce. A Betlemme incontriamo degli uomini e delle donne che, se li guardiamo, li riscopriamo che sono non più qualcuno da cui dobbiamo guardarci, da cui dobbiamo temere che ci faccia del male, perché qui ci riscopriamo che siamo in lui fratelli e sorelle. Quanta ricchezza, quanta riflessione, quanta preghiera, quanta adorazione possiamo noi fare a Natale di fronte al presepe, e li andiamo a riscoprire e a ritracciare le verità più belle che possano comporre e fare della nostra vita una vita nuova, una vita diversa, una vita migliore, che io vi auguro, che ci auguriamo tra noi e che possa diventare non soltanto patrimonio e ricchezza di noi, che siamo il popolo di Dio, che siamo cristiani, che siamo cattolici, ma possa diventare questa ricchezza, possa essere da noi distribuita a tutti gli uomini, che come dice, come dicono gli angeli nel canto che annunciano i pastori, a tutti gli uomini di